Ora ragazzi, io sono stato più volte agli Uffizi e ai Musei Vaticani, ma qui abbiamo raggiunto un livello di perfezione, di non so, cioè non so cosa vuoi, ma cosa? Signori e signori, nottamboli, seguaci, follower, discepoli, bentornati ad una sonnolentissima puntata di Fame da Incubi, il vostro programma preferito di spuntini nel cuore della notte. Martedì 1 settembre, mezzanotte 48. E noi, come al solito, abbiamo fame. E oggi vado a rispolverare una ricetta che sa di anni 80, ma in realtà ultimamente negli States è molto molto di voga. Ve lo dico dopo, anzi l'avete già letto nel titolo in realtà. Prima devo ricordarvi di iscrivervi al mio canale, attivare la campanellina per non perdervi i prossimi episodi di Fame da Incubi. E non solo. Andiamo a vedere la ricetta. Vi ho detto una ricetta che sa un po' di anni 80, perché oggi andremo a fare le vendette alla vodka. Però ci aggiungeremo un qualcosa in più, perché si tratta pur sempre di uno spuntino. Elemento fondamentale. Pennetta alla vodka, ditelo voi. Voilà! Una pizza surgelata ci servirà per rendere la nostra ricetta un po' più spuntinosa. La inforniamo a caso, non so quanti gradi. Ho già messo su fuoco l'acqua. Nel frattempo preparo la salsa. Ci va la vodka nel sugo. Andiamo a vedere come si fa. Coltello, non devo tagliare nulla. Da due spicchi d'aglio generosi che andiamo a schiacciare. Priviamo della loro camicia e andiamo a buttare in padella con un po' di olio d'oliva. Questa mossa della pizza alle pennette alla vodka è una cosa che sta andando molto di voga, soprattutto a New York. Una pizzeria, una di quelle famose Rosa's Pizza, che propone questa ricetta con i tortiglioni, con le pennette alla vodka, chi più ne ha più ne metta. Anche con le fettuccine Alfredo forse. Comunque, olio e aglio nella nostra padella. La nostra acqua sta per bollire. Ci metto una manciata generosa di sale. Questa cosa dell'aglio è molto enfatizzata negli States, per cui loro ne fanno un uso smodato. Un paio di spicchietti. Quindi facciamo rosolare il nostro aglio. Comunque, passate il pomodoro, ne mettiamo una metà, diamo una rinestatina e subito bicchierino della nostra vodka. E facciamo un doppio carpiato stomp con la nostra vodka, che quindi cosa farà? Voilà! Andrà ad aromatizzare il nostro pomodoro, lasciando quel simpatico resto gusto appunto alcolico. Lasciamo la fiamma ben alta in modo che evapori l'alcol della nostra vodka e rimanga solo il sapore. Lasciamo andare un... mamma che profumo! Fuoco sostenuto, in 5 minuti. Nel frattempo la nostra acqua sta bollendo. Caliamo la nostra dose. Extra. Voilà. Tutto fuori? Mischiatina propiziatoria anche qua. È tempo di andare ad aggiungere la nostra passata di pomodoro fresca. Puliamo con un po' d'acqua, non perdiamoci nulla. Puliamo, abbassiamo la fiamma. Un po' di peperoncino. Uno spizzicone di sale abbondante. Una pepatina. Qualche foglia di basilico. Stonf. E lasciamo andare il nostro sugo molto lentamente. Non dobbiamo attendere la cottura completa delle nostre belle pennette, ma cosa facciamo? Prendiamo della panna e la versiamo nel nostro bel sughetto. Poesia, ragazzi! Panna, sugo, vodka, che anni 80. Assaggiamo. Spettacolo, ragazzi! Prendiamo un po' di acqua di cottura e andiamo ad allungare il nostro sugo, perché noi andremo a terminare la cottura delle nostre penne direttamente nel sugo e le tuffiamo. Secondo i miei modesti calcoli, 7-8 minuti ancora. Quindi le lasciate dentro, fate asciugare l'acqua in eccesso, prendiamo lì, e andiamo a mischiare le nostre penne. Il nostro sugo, ragazzi, si è magnificamente ristretto. Guardate che bello. Tocco finale con del fantastico parmigiano reggiano. Parmesan cheese, come preferite. Tenetelo un pochino. Mischiatina. C'è una nube. Voilà! La nostra pasta è pronta. La nostra teglia da forno. La nostra pizza, che diciamo è a 3/4 di cottura, quindi quasi, quasi finita. Non del tutto. La mettiamo qua. Sono emozionato, ragazzi. Cazzo!
Allora, prendiamo la pasta, facciamo così. Creiamo un bello strato uniforme, non troppo alto, mi raccomando, basta che sia alto una penna. Nuova unità di misura. Meraviglia, delle meraviglie. Appiattiamo. Due cose. Della mozzarella grattugiata, non troppa. E una spolveratina ancora di parmesan. Dove trovate un altro che vi porta queste ricette? No, ma ditemi, Infondiamo la nostra creatura, perché definirla pizza sarebbe riduttivo, definire pennette sarebbe una quisquiglia. Piano alto, grill a manetta, 5 minuti e ce la mangiamo. Ci rendiamo conto o no di cosa stiamo facendo? Tu dimmi se questa non è la cosa più bella che vi è passata per gli occhi negli ultimi 30 anni. Se non è così, scrivimelo nei commenti. E ad ogni modo, nel caso potesse essere un incubo, vi prego, non svegliatemi. Taglio e la assaggiamo. Ne sono abbastanza... Ma che crispitudine! Ma la vedi cos'è? Vado all'assaggio. Io voglio sposare chiunque abbia avuto questa idea. È un genio. Ragazzi, noi in questo modo abbiamo ridato una dignità ad una pizza. Sì, forse ci avrebbe regalato un quarto d'ora di spensieratezza. 10 minuti forse. Ragazzi, ma questo è un capolavoro. Questo è un capolavoro, ragazzi. Il fatto di averla messa poi in forno, aver creato la crosticina sopra che ricorda un po' la pasta al forno, la crosta che è diventata super croccante, il sugo, ragazzi, che è cremosi. No, veramente spettacolo. Ragazzi, è eccezionale. La pasta è perfetta sulla pizza, cioè no, mamma mia, veramente. Provateci anche con altre accoppiate, anche una carbonara, ma questa, ragazzi, secondo me, nella sua semplicità, con quel retrogusto leggero di vodka, avremmo potuto esagerare, ma sono voluto stare schiscio apposta per lasciare solo un leggero retrogusto. Cremosa, croccante, pazzesca, ragazzi. Ragazzi miei, non posso fare altro che ringraziarvi per essere stati con me in questa altra nottata affamata. E che dire, ho un impegno. Ci vediamo al prossimo episodio.